Ah, ecco dove eri. Eh? Sono 3 mesi che ti cerco. E adesso che mi hai trovato? 1, 2, 3 Franz. Non vale. Perché non vale? Perché un piede salva l'altro. Ma stai zitto, tu. Zitto. No, guarda che qui se c'è qualcuno che fa sci sono io. Perché? Sono maestro di sci. Sai cos'hai di bello tu? Cosa? Oh cazzo, non lo sa neanche lui, oh, cioè. Oh, lo sto chiedendo a tutti. Dagli meno curiosità. Hai levato i capelli oggi? Perché si vede? Devi averli lasciati stesi fuori, eh. Fai una cosa, scusa, uno sfizio proprio. Gira su te stesso, fai un giro su te stesso proprio, gira bene. E allora? Non so, perché è un periodo che mi dicono che faccio girare i coglioni. Volevo verificare. Io conosco. Cosa? Vai. Io conosco Lucio Dalla. Conosci Lucio Dalla? Sì. Io sono stato parente di Lucio Dalla. Lucio Dalla è mio papà. Io sono papà di Lucio Dalla. Va. Op. Sei anche papà di Bud Spencer, eh? Io ho scritto tutti i testi delle canzoni di Lucio Dalla. Io ho scritto tutte le musiche. Infatti le musiche fanno cagare, eh. I testi, se non hai capito niente. Cazzo dirà mai, cioè. Intanto ho scritto tutti i testi delle canzoni di Bob Dylan. Cioè, sì, oh, non dire scemate che tu non sai neanche l'inglese. L'inglese, lo parlo così. Dai, dimmi qualcosa. Il plurale, così, vado. Intanto io ho un amico che conosce benissimo il batterista dei Rolling Stones. Sì, e come si chiama questo tuo amico? Mick Jagger. Mio zio, io nell'82 ho doppiato Robert De Niro in C'era una volta in America. Io nel 74 ho doppiato Niki Lauda a Monza. E dopo, più tardi, io a casa ho la tromba di Louis Armstrong, così, sul comodino. Io in camera mia ho il pianoforte di Beethoven. Io a casa ho la chitarra di Chopin. Non dir cagate, Chopin non ha mai usato la chitarra. Infatti è nuova, ancora imballata. Beh, Chopin era bravo, eh. Eh sì. Bravissimo Chopin. Era bravo, sì. Molto bravo. Era un fenomeno, sì. Chopin era un genio. Era un genio, Chopin. Grande genio. E ne aveva di stoffa. Ne aveva, sì. C'è la casa di mia mamma, ha fatto le tendine nuove. A proposito di tua mamma, sai che va in giro a dire che sei un pirla? Chi te l'ha detto? Tua mamma, no? La tua va in giro a dire che te è l'ictus, non ti potrà mai venire. Come fa a saperlo? E non hai il cervello. Però ha detto di non preoccuparti, che la testa si può sempre usare come palla da bowling. Tanto tra un annetto è liscia, ha 2 dita nel naso, al limite si stuccano le orecchie per il rimbombo. Io a casa ho una coppia di canarini. Io ho un full di gatti. Io a tre anni andavo già in vacanza da solo. 3 anni invece io ho dovuto decidere, o le ferie o la macchina. Io a 2 anni avevo una fidanzata di 20. Di 40. A 2 anni avevo una fidanzata che era in prepensionamento. Io 2 anni cercavo i mobili per sposarmi. Potevi venire da me, io 1 anno avevo un mobilificio. Ho fatto anche i saldi a saperlo. E poi io 1 anno già scrivevo. Ma già da un 4-5 anni, E cosa scrivevi? I testi di Lucio Dalla, pirla. Aspetta, oh.